Amici miei, benvenuti a un'altra pillola di micologia insieme con Giacomo Jack, Giacomo Ciabatti, ispettore micologo. Allora, oggi un video lezione, una pillola di micologia veramente interessante, di cui parlo spesso anche nei miei corsi, ovviamente, incuriosendo tantissimo le persone che partecipano. E quando lo troviamo in raccolto, questo fungo, tra l'altro, è particolarmente avvincente per chi lo scova assieme a me. Stiamo parlando oggi di una pillola particolarissima su un fungo chiamato Giromitra esculenta o Giromitra esculenta. Un fungo di cui bisogna a cui bisogna stare molto attenti, di cui sto per parlarvi insieme, perché i miei corsi anche di micologia sono corsi divertenti in cui conosciamo soprattutto i funghi, a riconoscerli e a sapere quale specie possiamo raccogliere e quali no. Vi ricordo di seguire la mia pagina Giacomo Jack, ispettore micologo nazionale, perché questo e gli altri video che ho fatto di recente, vedete Intoloma sepium, i prugnoli raccolti, Calocibe gambosa di recente, le previsioni del tempo di cui vi avevo parlato di corto, i funghi del genere Inocibe, rinvenuti, insomma tutti i video che ho condiviso qua, ma anche delle immagini, delle foto, vedete qui dormienti, prugnoli. Poi ci sono anche morchelle qua, c'è di tutto. Se voi andate ad ingrandire, c'è di tutto, perché questa è una foto, vedete, di Ivano Sandroni, che ho condiviso il suo post direttamente, ho fatto il condividi perché a volte amici trovano delle bellissime raccolte. Quindi per vedere tutte le immagini di natura, funghi, eccetera, seguitemi qui, Giacomo Jack, ispettore micologo nazionale, alla pagina Facebook. Ma adesso siamo dentro a questa pillola con voi, a questa pillola di micologia, alla scoperta del fungo Giromitra esculenta. E quindi adesso io, proprio in questo momento, mi dispiace, ma vado a chiudervi la visuale su di me e ve la apro sul fungo, perché quello che mi interessa è vedere il più grande possibile il fungo. Ecco qua. Allora, Giromitra esculenta, stiamo parlando di un ascomicete. Proprio in questi giorni mi era stato rivolto ieri o ieri l'altro da voi una domanda: la differenza fra asco e basidio micete. Gli ascomiceti sono funghi che hanno un tipo di riproduzione per quanto riguarda la maturazione delle spore, e la struttura appunto riproduttiva è diversa dai basidio miceti, cioè le spore non sono attaccate come fossero foglie attaccate a un ramo, no? Attaccate ed esposte all'esterno, e magari quando la foglia è bella fresca, verde, attaccata fortemente al ramo, poi quando matura come in autunno cade giù, e così fanno le spore dei basidio miceti. Negli ascomiceti avviene che praticamente le spore sono contenute dentro della sorta di astucci inguainate, e praticamente a un certo punto a maturazione questi astucci si rompono, si aprono anche a causa di urti, eccetera, di vento, e vanno a proiettare all'esterno il contenuto sporale, diciamo, del fungo per permetterne la diffusione nell'ambiente. Quindi Giromitra esculenta, Giromitra esculenta, chiamatela come volete, così come gli altri funghi del genere Giromitra, anche se alcuni sono riconsiderati discina perché hanno spore, diciamo, tubercolate e non lisce, mentre invece questa ce l'ha liscia. Hanno l'imenoforo, cioè la parte fertile, che si trova praticamente nella parte esterna del fungo. Qui, proprio fra le sue costolature, vedete questo bianco. Questo bianco che vedete è la sporata, praticamente questa specie di spolverata di zucchero a velo di parmigiano sopra, non è altro che la sporata del fungo a maturazione nella parte fertile dell'imenoforo, che è appunto nella mitra, perché voi sapete che per questi funghi con questa struttura parliamo di un gambo, di uno stipite e di una mitra, cioè questa struttura del cappello, così come nelle morchella, così come nelle Elvella, eccetera, è chiamata mitra perché è una sorta di cappello papale. In questo caso con una struttura molto tipica cerebriforme, cioè la costolatura della mitra è irregolare e così lobata, che assume praticamente la sembianza di un cervello, di un encefalo. Vedete com'è fatto, come è strutturato questo fungo? E questo vi permette, per questa specifica caratteristica della mitra e il colore più scuro, vedete, che va su un rosso fulvo, ma più che altro marrone nocciola,
e poi color cioccolato, diciamo, al liquore, no? Che prende quel colore un po' particolare. Questi colori così, ma fino ad arrivare quasi al nerastro, al violetto, al marrone scuro, soprattutto quando il fungo è più in là con l'età, che vi permette di riconoscere Girometra esculenta rispetto alla Girometra infula e alla Girometra gigas, che sono un po' le sue parenti strette e simili. Quindi la struttura così cerebriforme proprio a cervello, con lobature particolarmente interconnesse come se fosse un encefalo, e il colore più scuro e anche il fatto che il gambo sia appressato alla mitra, in una maniera morchilliforme, cioè molto simile alle spugnole, quindi con un gambo che si va praticamente a collegare alla mitra in maniera completa sotto, non incompleta, o sconnessa, caratterizza la girometra esculenta rispetto alle altre. Vedete, al taglio il gambo è cavernoso, a volte più ingrossato alla base, è praticamente cavo, pieno di cavernosità questo gambo bianco, che però può presentare macchie ocra, eccetera. La carne bianca, rossiccio marroncina al taglio, acquosa e di caratteristica un pochino elastica, no? Di caratteristica tipica elastica, come sono per esempio anche le elvella, quindi carne ceracea elastica, simile a colloide o simile un po' a cartilagine. E praticamente consistenza cartilaginea, potremmo dire, della carne, e diciamo colori della carne bianco, bianco rossiccio, bianco marroncino, acquosa. Dove cresce Girometra esculenta? Poi parleremo della sua commestibilità, perché è un fungo molto importante da conoscere. Cresce sotto conifere, quasi esclusivamente sotto conifere in primavera, e cresce sotto conifere in primavera soprattutto nelle radure dei boschi di conifere ricche di humus, ricche di sottostrato del suolo molto, diciamo, ricco di nutrienti e di humus. Vedete, qui è una pineta, i pini sono la pianta per eccellenza a cui si abbina. Vedete, anche nei punti sabbiosi, qui vedete un terreno abbastanza sabbioso, in radure di pinete, anche qua, pino, pino, qui siamo diciamo in un bosco di abete, qui guardate, cresciuta fuori dalla radura del bosco, quasi vicino all'erba, qui sempre in una pineta, qui in una radura di un bosco, probabilmente misto pino e altre latifoglie aghifoglie, e voglio dire latifoglie e altre aghifoglie. Qui vedete che ci sono aghi di pino, quindi ci sono anche altre piante, bosco misto, ma sempre in presenza di conifere. Anche qui radura di una pineta, e idem qua. Quindi il pino è in assoluto, la pianta che gli si abbina, maggiormente a questo fungo. Guardate anche questa bellissima immagine qua, che ve la fa vedere proprio in tutte le sue caratteristiche, Girometra esculenta. Vedete, un cervello, un vero e proprio cervello, una massa cerebriforme appare la mitra. Addirittura qui sono esemplari particolarmente vecchi che iniziano un pochino ad andare in deliquescenza, ma vedete ancora con questa struttura. Ma qui siamo già negli altri tipi di girometri, che non voglio adesso, e infatti chiudo perché non voglio confondervi con l'esculenta, che è più scura di colore e che ha questa struttura che sembra anche della carne macinata, eh? Ha un po' la struttura anche che ha il macinato, carne macinata, che magari vi portate a casa. L'odore di questo fungo è tipico spermatico, quindi di sperma, e praticamente il suo sapore è abbastanza gradevole. Ma la lunga masticazione diventa un pochino, come posso dire, disgustoso, la lunga masticazione da crudo. Questo è il suo sapore, un po' forte, diciamo, e presto da gradevole, presto, presto un po' disgustoso, nauseabondo. Da cotto è un fungo veramente molto buono per chi l'ha mangiato. Si chiama esculenta perché praticamente significava commestibile, mangereccia a suo tempo. Il problema è che
questo fungo poi invece ha dato delle intossicazioni, ha dato delle intossicazioni anche ad esito letale, perché questo fungo contiene, come anche alcune helvelle, eccetera, ma questo fungo particolarmente, anche le altre Giromitra, Audicina, Gigas e Infula, contengono una sostanza che si chiama girometrina, una sostanza che è molto lunga da smaltire per l'organismo umano e che sopra un determinato quantitativo, quindi se il fungo viene mangiato in quantità eccessive, in pasti ripetuti, può accumularsi fino a creare dei danni che si manifestano con un'intossicazione a media lunga latenza, che può andare dalle 4 alle 6 ore, ma fino alle 48 ore di latenza, e che inizia spesso con disturbi nervosi, nausea, a volte vomito e diarrea, e questi scompensi del sistema nervoso. E poi va a colpire fegato e reni e sistema nervoso fino a portare, nei casi peggiori, a un esito fatale, quindi a una possibile intossicazione letale. Quindi è un fungo da escludere assolutamente, categoricamente, dalla raccolta, eccetera, anche se è stato largamente consumato per tanto tempo e ancora in molti paesi del Nord Europa, soprattutto prebollito, ben cotto, viene consumato ovviamente. Se non ha dato intossicazioni significa che è stato sempre consumato in quantità moderate e in pasti non ripetuti, però è un fungo potenzialmente mortale da escludere di conseguenza dal consumo, nonostante il suo sapore da cotto sia particolarmente, come posso dire, aromatico e va a riempire il piatto, eccetera, gradevole, e quindi si tratta sicuramente di un fungo che per tanto tempo, per chi l'ha consumato senza avere problemi, è stato anche un buon pasto. Ma è assolutamente da escludere, così come tutte le altre girometra e diciamo anche la infula e anche la gigas, dal consumo nella maniera più assoluta, per evitare che anche un'intolleranza personale, individuale alla girometrina, una soglia di sopportazione minore, possa creare delle intossicazioni che possono poi aggravarsi a livello di danni al sistema nervoso o soprattutto a livello renale e di fegato, con possibile fatica nello smaltire questa tossina che tende appunto a non essere mai del tutto eliminata quasi dall'organismo e quindi a creare questo problema. Anche i funghi del genere Helvella contengono in parte girometrina, sono stati di recente accusati, però la quantità di girometrina presente nell'Helvella è veramente minimale e anche lì vale la solita raccomandazione: le Helvella, i funghi del genere Helvella, se li consumate, vanno consumati. Abbiamo fatto delle pillole su questi, adesso non ve li faccio vedere perché abbiamo già fatto su Helvella crispa, abbiamo fatto un bellissimo video pillola, e la stessa cosa vale anche per le morchelle, anche per le spugnole, cioè è richiesta una prolungata cottura, una completa cottura e quantità non eccessive di consumo. Quindi anche la meravigliosa spugnola, tanto famosa, amata e raccolta, di cui fanno anche le sagre, attenzione, perché comunque anche lì il consumo non deve essere mai eccessivo. Se per le morchella, per le spugnole, si consiglia sempre di cuocerle in modo completo, e quindi una prolungata cottura, e così come l'elvella, e di non fare scorpacciate esagerate in quantitativi, i funghi del genere Girometra e la Girometra esculenta in particolare sono da escludere invece dal pasto. Sicuramente magari ve ne mangiate una, non succede niente, però dobbiamo evitare ovviamente rischi di intossicazioni, perché per mangiare un fungo rischiare la vita non ha assolutamente alcun senso. Nonostante che appunto ben cotta e se non consumata in pasti ravvicinati e continuativi e in quantità non eccessive, non può non dare punizione di nessun tipo e essere facilmente digeribile, perché se non si arriva a quella soglia con la girometrina, con questa sostanza tossica presente in questo fungo, se non si arriva a quella soglia non si avverte nessun fastidio, nessun problema, il fungo è anche digeribile. Il problema è quando si raggiunge quel limite. Vedete qui di nuovo, vi faccio di nuovo vedere l'infarinatura delle spore, praticamente vedete che hanno colorato di biancastro praticamente la superficie. Vedete qua della mitra dove gli aschi si sono iniziati a rompere, quindi un asco micete, struttura diciamo ad aschi e non a basidi, cioè
le spore sono contenute in degli astucci che a maturità vengono espulse sopra, è un fungo che quindi con una botta, con un colpo di vento, ma di per sé gli aschi si rompono comunque automaticamente a maturità e non sono invece attaccati come fossero foglie ad un albero come avviene nei basidiomiceti, che sono la maggior parte dei funghi epigei che andiamo a raccogliere. Vi dico che fra i funghi che ingannano e che sembrano ascomiceti ci sono alcuni funghi che sembrano espellere, ma in realtà la loro struttura è a basidi, quindi bisogna conoscerli, e ci sono invece altri funghi, come esempio i tartufi, che sono un tipico ascomicete come queste, cioè i tartufi, i tuber, sono, non sono tuberi, ma sono funghi ipogei, in questo caso crescono sottoterra, e appunto hanno una struttura ad aschi. E gli ascomiceti tendono ad avere le spore di dimensione normalmente più grande rispetto ai funghi e ai basidiomiceti. Con queste informazioni, Girometra Sculenta, ricordatevi di mettere like anche a Giacomo Jack, ispettore micologo nazionale, a seguire la pagina, così sarete sempre aggiornati. Ci vediamo alla prossima pillola. Adesso io vado immediatamente a mostrarvi di nuovo il mio volto, perché sono sempre qua. Ci vediamo la prossima volta. Girometra Sculenta, pericolo mortale, soprattutto da accumulo, da non consumare, purtroppo. Alla prossima, ciao, ciao a tutti.